Eccoci, eccoci, amici, buonasera, benvenuti in diretta per una nuova live non prevista. Vi avevo dato appuntamento alla prossima settimana. In effetti, la settimana inizia oggi, quindi eh, approfitto di questo periodo, che in realtà non è un periodo felicissimo perché, benché io stia bene, sono spariti i sintomi di cui vi parlavo le le scorse due puntate, però, ne ho capito meglio la causa. E sostanzialmente sono bloccato in casa per i prossimi sette giorni, i prossimi sette-otto giorni, a seconda come li si, li si conta. E, e quindi ho deciso di approfittarne per portarmi avanti con la lettura del blog, il nostro blog News in Oesi, che è tanto bello e tanto caro, però mh, vorrei finire appena possibile di, di rileggere insieme questi post che ovviamente sono un'occasione anche per parlare dell'attualità e di futuro per poi eventualmente fare qualcos'altro qualcosa che decideremo insieme qualcosa che eh, potrebbe essere del tutto inaspettato quindi qualcosa che potrebbe svilupparsi on the way allora come state voi, volevo fare eh, vediamo se c'è qualche qualche domanda in chat, vediamo, eh, vediamo, vediamo se si può fare qualcosa carina. Allora, tra l'altro, ok, vedo che comunque la chat va volevo fare un lanciare un sondaggio dal, dal mio telefono ma non riesco se qualcuno sa come si fa allora niente comunque vi ve lo chiedo a voce chi è in quarantena sulle mani e... credo che sta capitando a tanti pare sia il l'ultima l'ultima non lo diciamo se lo diciamo lo diciamo bassissima voce sicuramente la più recente fase di questo virus del cavolo che ormai da due anni sta stravolgendo la nostra vita lui e la gestione politica di questa crisi eh, però eh, sostanzialmente eh, si vede la luce in fondo al tunnel almeno per quel che riguarda la pandemia virus Qualcuno dice nato in laboratorio, è morto in laboratorio, non lo so. Certamente questa nuova variante Omicron, pur non essendo per nulla simpatica, eh, dà ancora diversi problemi, soprattutto mal di gola, che detto così sembra una cavolata, in realtà si traduce con faringite, cioè tanti piccoli spilli che ti trafiggono eh, la gola quando deglutisci. E quindi non è una cosa simpatica, oppure si traduce con mal di testa, incubi, fino alle ultime notizie sul, sull'influenza che avrebbe le parti basse, ma questo sa tanto di giornalismo, giornalismo prezzolato che visto nell'ultimo anno raddoppiati i contributi pubblici all'editoria, appunto per c'è cioè chi dice no, sostenere questo genere di, di informazioni. Ad ogni modo, ehm, tralasciamo lasciamo l'intro sulla, sulla pandemia, anche perché ricordo che eh, ricordo chi mi, mi riguarderà o chi troverà le registrazioni poi sul, sul canale di YouTube, che eh, l'algoritmo di Twitch mi ha praticamente sprofondato. Nel livelli più bassi, dove d'altronde dico che mi trovo bene, ma ci sta che, che sia e quindi mh, non c'è molta interazione per ora, mh? però, mi raccomando, datemi una mano a far crescere il canale. A diffondere il verbo il più possibile. Così diventa anche più interessante starci, anche se Uh, l'ho sempre detto sono qui soprattutto come provocazione come segno di contraddizione allora entriamo subito nel vivo uh, questa sera affrontiamo un articolo molto importante anche perché uh, si tratta sostanzialmente di uh, un articolo che voleva essere profetico e con cui mi sembra di esserlo stato siamo a due giorni dalle elezioni del 2018 che ricordate avevano eh, dato questa vittoria significativa ma relativa al movimento 5 stelle primo partito con un buon successo dalla lega e eh, era quello che avevo avevo non, non proprio auspicato ma sicuramente pensato nei mesi precedenti era quello che avevo visto anche in alcuni dei post che abbiamo letto insieme però sapevo che ci sarebbero state difficoltà. Qui siamo a due giorni dal voto, parlo già di queste difficoltà, poi vado a leggere il, il post e nel commento finale ne parleremo insieme perché si parlerà dell'attualità, si parlerà di mattarella. Che, come sapete, sta finendo in questi giorni il suo mandato. E si parlerà in generale di quelle che sono uh, le sorti attuali del quel sovranismo di quel populismo che allora aveva di fatto vinto le elezioni in Italia quindi senza perdere altro tempo andiamo a leggere elezioni il commento di carlo marx siamo al 6 marzo del 2018 questa immagine sono due grafici affiancati mostra la distribuzione del voto e dei disoccupati in Italia sono come vedete due cartine sovrapponibili, almeno a uh, grandi linee, anche se noi che qualcosa di statistica l'abbiamo imparata, il fatto che ci sia una correlazione non vuol dire che ci sia un rapporto di causalità, cioè che la disoccupazione abbia prodotto un certo tipo di risultato politico. Però comunque il dato è interessante in sé. Andiamo avanti. Uno spettro si aggira per l'Europa lo spettro della globalizzazione nazionalista. In Italia questa nuova proposta antisistema alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stata votata dalla maggioranza, rappresentata dai partiti Lega al nord e Movimento 5 Stelle al sud. Democraticamente il futuro governo dovrebbe quindi essere guidato da Salvini capo della coalizione vincitrice, con l'appoggio dei molti elettori 5 Stelle informati, capaci e realmente interessati al bene del loro paese, come il collega economista ed europarlamentare Zanni, già passato alla Lega. Tuttavia, non è difficile prevedere la reazione del sistema guidata dal Presidente della Repubblica Mattarella. La sovrastruttura liberista incarnata dalla superstite sinistra e in particolare dal PD, nonostante le frenate del segretario in scadenza Renzi, preme per allearsi con la struttura liberista post-industriale incarnata dai 5 Stelle, che hanno vinto anche promettendo ai disoccupati del sud un reddito con cui acquistare i beni prodotti dai robot del capitale 4.0. Il siciliano Mattarella potrebbe quindi dare l'incarico di formare il governo al leader campano dei 5 Stelle Di Maio, col supporto di parte della sinistra compattatasi allo slogan Mai con Salvini. Sarebbe il ribaltamento funzionale al sistema del risultato antisistemico delle urne, ma d'altronde divide e timpera è una legge formulata e applicata con successo proprio dagli antichi italiani. Allora, torno ehm, magari un attimo sul, sul titolo e sul, su questa immagine iniziale che ci permette di fare qualche considerazione. Molta carne al fuoco, eh, diversamente da altri post che abbiamo letto insieme, non ci sono troppi concetti miei. E difficili ci sono concetti difficili per chi non non ha colto i riferimenti ironici ma anche molto seri a Carlo Marx. E quindi chi non conosce, ad esempio, come inizia il Capitale, eh, che inizia appunto: uno spettro si aggira per l'Europa. Il, il Capitale, eh, in quel caso, parlava del dello spettro del, dei partiti comunisti, del di questi movimenti che allora si stavano formando, di proletari organizzati, oggi lo spettro, oggi nel 2018, ma tutto sommato ancora oggi nel 2022, anche se sono altri i personaggi che incarnano questo spettro, eh, questo spettro appunto del, del sovranismo, o meglio, di un nazionalismo diverso da quello degli anni 30, un nazionalismo che potrebbe essere incarnato da stati nazionali in pacifica convivenza tra loro, governati in molti casi da partiti nazionalisti. Abbiamo visto l'India, il Giappone, eh, la Russia, ma anche gli Stati Uniti. Tutto sommato. No? Adesso c'è Biden, non c'è più Trump, ma la eh, Nata non è cambiata tanto. Misure protezionistiche sono sempre quelle, eccetera. Quindi ecco andiamo un attimo sul su questa su questa copertina perché ci, mh, ci serve a, a capire il riferimento iniziale a marx quindi eh, per chi ha un'infarinatura di quello che è il pensiero di marx si parla di struttura e sovrastruttura quindi Ovviamente in questo caso non il Marx economista, ma il Marx materialista e sviluppatore del pensiero del materialismo storico. Per cui, appunto, esistono delle sovrastrutture nella società che sono i partiti, i movimenti religiosi e altri eh, elementi di questo tipo, dotati di valori ideali, di contenuti più sottili ma alla base di tutto esistono delle forze di tipo economico, delle forze di tipo misurabile, eh, che sono appunto il capitale, la forza lavoro, i movimenti, i flussi di denaro, tutto quello che riguarda, insomma, l'economia. In questo caso il riferimento da una parte alla condizione del lavoro in italia condizioni socio-economiche possiamo dire in generale in italia da una parte e la condizione e eh, i risultati politici da un'altra parte quindi abbiamo come vedete qui nella zona del sud italia una grande presenza di disoccupati eh, questa è la cartina che mostra i disoccupati e questa vedete è la cartina che mostra le vittorie del Movimento 5 Stelle, o meglio eh, le regioni, le, le province in cui il Movimento 5 Stelle è stato primo partito. Al nord, invece, dove c'è azzurro, sono eh, anche le zone del, del territorio nazionale dove c'è minore presenza di disoccupazione e sono zone in cui appunto la Lega di Salvini è risultata primo partito. Ripeto e ribadisco, correlazione, cioè il fatto che due fenomeni siano collegati, non vuol dire che ci sia un legame di causa-effetto tra l'uno e l'altro, però ci sono sicuramente degli spunti su cui riflettere. Il Marx materialista storico direbbe, beh, guardate che è importante perché l'economia, il lavoro, la disoccupazione, i problemi del lavoro generano conseguenze anche sul piano politico. Io però mi spingo oltre in questa riflessione e dico anche la zona del nord Italia dove ha vinto la Lega non è che sarà la passi molto meglio, infatti vedete ci sono comunque delle zone in cui è presente una significativa disoccupazione strutturale ma soprattutto di che tipo di lavoro stiamo parlando? Lavoro precario, lavoro sfruttato, sottopagato? C'è un malessere diffuso nel paese. Questo malessere è sostanzialmente rappresentato dai perdenti della globalizzazione che sono semplicemente le persone normali. I pochi vincenti della globalizzazione, ricordate abbiamo parlato del modello eh, Macron, del modello Di Letta, sono in realtà persone che si sono fatte belle e ricche, importanti a scapito dei loro connazionali, tante volte tradendo i loro connazionali. Uh, sputando sulla loro nazione, sputando sui loro concittadini, per agganciare questa mitica locomotiva della globalizzazione che in realtà riguarda solo pochissimi eletti, uh, che non sono però i migliori, perché se ci fosse questo principio meritocratico la cosa sarebbe anche accettabile. In realtà spesso sono i peggiori, sono persone. Uh, fredde non, non voglio dire sociopatici ma in molti casi sì è così persone comunque che non rappresentano il meglio dell'umanità e quindi questo si è visto l'hanno visto in tanti è venuta meno la narrazione sulla globalizzazione si stanno riscoprendo si stavano riscoprendo eh, in quegli anni gli stati nazionali come difensori dei cittadini comuni contro lo strapotere del grande capitale, contro lo strapotere di questi vincenti di ogni epoca, che sono sempre pochi e non, non necessariamente migliori, anzi, per cui ecco questo spauracchio che si stava diffondendo nell'Europa e nel mondo era quello della globalizzazione nazionalista. Quindi, un nuovo tipo di globalizzazione, non più quella degli Happy Few, dei Macron, di quelli che vanno a Sans Po, eh, che fanno scuole prestigiose ed esclusive, che si uniscono in gruppi, in gruppette con venticoli di expat e gente che apolide che considera la patria là dove si sta bene, come diceva, diceva Pio 11, là dove si fanno i migliori affari dove il capitale può esprimersi liberamente schiacciando spesso eh, il resto della, della popolazione, ma un nuovo tipo di globalizzazione che ha fatto comunque tante cose positive, ha portato benessere in generale, gli scambi, l'apertura dei mercati portano sempre benessere, ma con le correzioni che abbiamo già visto a partire dagli anni 30 con appunto... Il quadragesimo anno di più 11, eh, i, i vari tentativi di applicarla in Austria-Portogallo, abbiamo visto Irlanda, Stati Uniti col New Deal dopo la guerra in Italia. Quindi tutta questa parte eh, di eh, controproposta o di correzione al liberismo che prevede una forte presenza dello Stato ed è in particolare dello Stato nazionale a controbilanciare gli eccessi del capitale. Nella teoria mh, poli politica, filosofica, eh, diciamo tradizionale, religiosa, è stato sviluppato soprattutto da Pio XI, nella teoria economica da Keynes, eh, che ha avuto molti seguaci anche in Italia negli anni 60 e poi ha avuto un pauroso declino invece a partire eh, dagli anni 80 con una massiccia e aggressiva propaganda, eh, penso a Friedman, a, a personaggi che giravano letteralmente il mondo per cantare le, le lodi al liberalismo, al liberismo più selvaggio, alla, quanto si sta bene quando lo Stato è minimo o quasi inesistente, e così siamo tornati alla condizione precedente, alla crisi del... 29 nel 2008. <ride> Bene. Andiamo avanti. Qui facevo poi una previsione del di quella che do, poteva essere, doveva essere una configurazione politica uscita dal voto, lo sapevamo tutti che doveva essere uh, un governo giallo-rosso uh, giallo-verde, pardon. Però all'inizio sembrava appunto un governo giallo-rosso, quindi con la presenza del PD, perché eh, chiaramente Mattarella si è dimostrato da subito contrariato dal risultato democratico delle elezioni. E quindi io, già due giorni dopo il voto, mi permettevo di fare questa previsione. La sovrastruttura culturale, ah, tra l'altro, poi facevo questa premessa. Su cui vale la pena di soffermarsi un attimo, la sovrastruttura non sono solo i partiti, ma è anche questa struttura più grande cultural liberista, incarnata dalla superstite sinistra e in particolare dal PD, preme per allearsi con la struttura liberista post-industriale incarnata dai 5 Stelle, cioè questo è eh, il vero motivo per cui io ho scomodato Marx per parlare del risultato delle lezioni. Secondo me, ma non, non sono l'unico, c'erano altri studi, alcuni li avevo anche, li ho anche citati in precedenza, che mostravano appunto come l'origine sociologica dei 5 Stelle fosse molto definita. Si parlava appunto di. Uh, generalmente di disoccupati, uh, piccoli imprenditori, lavoratori dipendenti. Che però si caratterizzavano anche per una generale uh, scoratezza, per uno scoraggiamento che si esprimeva come un vaffa generalizzato alla politica e alla sovrastruttura culturale che all'epoca era rappresentata soprattutto dal, dal PD quindi da questa ex sinistra o sinistra post-distruzione uh, dell'URSS, dell sinistra post-abbraccio del liberismo, no? come, come mostrato plasticamente con questa immagine eh, la Crozza, facendo l'imitazione della Cirinna che sulla spiaggia di Capalbio sente da dietro l'abbraccio caldo del liberismo insomma, da quel momento la sinistra italiana eh, diventa solo sovrastruttura culturale che incarna in, in tutto gli elementi ideali ideologici del liberismo: quindi il successo personale, lo stare dalla parte dei vincenti della globalizzazione, il, il cercare anche un certo eh, appeal, un certo ehm, una certa allure, una certa apparenza da vincente della globalizzazione quindi il classico uh, finanziere magro che va a correre tutte le mattine con meno 20 cascasse al mondo eh, che mangia i carboidrati una volta all'anno e insomma questi personaggi no, sempre i denti perfetti col, con lo sguardo limpido eh, che non tocca mai l'alcol <ride> ecco questi Personaggi che in tanti casi vendono ancora oggi fumo, soprattutto i più giovani, quelli che fanno veramente i fuffaguro su, su internet. Ma no, all'epoca era è proprio un'immagine di, di salute che questi uh, finanzieri, in genere trasferiti a Londra o uh, comunque nelle grandi capitali europee, volevano trasmettere di sé. E questa immagine veniva assolutamente incarnata dai leader della sinistra che invece volevano sommamente distanziarsi dall'immagine di, di Fantozzi che, con la sciarpa rossa che, che scopre di essere stato preso per il culo tutta la vita leggendo testi proibiti eh, nello scantinato della grande industria. Ecco. E in generale, dal povero, no? Lo, questa quest immagine del povero da cui la sinistra sommamente voleva distanziarsi. e eh, con voglia di eh, mettersi in gioco ma più che altro a livello epidermico a livello superficiale perché c'era appunto questo vaffa generalizzato che si voleva mandare nei palazzi del potere nei palazzi della politica allora io dicevo anche qui la struttura tutto sommato quindi la parte eh, tangibile della politica italiana è rappresentata da 5 Stelle e PD. Può darsi che il presidente Mattarella, che chiaramente è ostile alla destra, e in particolare alla destra rappresentata da Salvini, sporco, brutto e cattivo, molto democraticamente imponga un suo progetto politico eh, fatto dall'unione di PD e 5 Stelle. Cosa che in effetti si è provata a fare, ma non è riuscita. Io dicevo, il siciliano Mattarella, anche qui con un riferimento alle origini e alla struttura appunto socioculturale che poi avrebbe potuto favorire questo matrimonio, potrebbe quindi dare l'incarico di formare il governo al campano di Maio col supporto della sinistra, compatatatasi allo slogan Michael Salvini sarebbe il ribaltamento funzionale al sistema del risultato antisistemico delle urne. Ma d'altronde, che osavo con questa eh, nota così mh, pungente, il motto di Vida e di Impera è una legge formulata e applicata da, con successo proprio dagli antichi italiani. Cosa è successo in realtà? <coughs> che si è stato in ballo per un paio di mesi. Il governo poi è nato effettivamente il primo giugno di quell'anno. Quindi dal 4 marzo al 1 giugno abbiamo avuto una, una grande K, una grande K a volte molto asfissiante, in cui appunto eh, sostanzialmente il presidente Mattarella ha giocato tutte le carte possibili pur di evitare che si formasse l'unico governo possibile in base alla... Alle indicazioni democraticamente espresse dal popolo italiano in base alla, alle modalità stabilite dalla Costituzione. Ricordo eh, personalmente ho vissuto con, ehm, con grande disagio, con grande rabbia quel, quei tentativi, e mi sembra giusto ricordarlo ora che il presidente Mattarella eh, sta abbandonando definitivamente il suo incarico. Cos'era successo? C'era stato in particolare un primo tentativo di formare un governo ad opera di Conte. Beh, innanzitutto c'erano stati due mandati esplorativi al Presidente della Camera e del Senato che però non avevano portato nulla. C'era stato poi un tentativo effettivo da parte di Conte di fare il governo e si era preparato, preparato e presentato un, un elenco di ministri come è nelle sue prerogative, il presidente della Repubblica Mattarella si era però impuntato su un nome, un nome importante, quello del Ministero dell'Economia, eh, che secondo le indicazioni di Lega e 5 Stelle sarebbe stato assegnato a Paolo Savona. Chi è questo pericoloso terrorista Savona? Uh, no, non è un terrorista, è un professore. È uno studioso un economista che però aveva fatto un peccato capitale aveva messo in dubbio il frame dominante vi ricordate abbiamo parlato le volte scorse di cos'è il frame di come si costruisce come si distrugge bene eh, Savona aveva osato far uscire un articolo in cui si parlava a livello teorico dell'uscita dell'Italia dall'euro cosa che tra virgolette eh, è stata affrontata a livello teorico anche da altri personaggi e professori di economia, tra cui il professor Cottarelli, ricordo una sua lezione in cui parlava esplicitamente di questo. Solo che, evidentemente, Savona aveva altri marchi, perché non basta dire certe cose, bisogna essere in odore di in, odore di, o in puzza di in questo caso la puzza di sovranismo, la puzza di. Di Salvinismo. Quindi, eh, ripeto legittimamente, ma con un'intromissione pesantissima, Mattarella aveva detto no a Paolo Savona e giustamente Conte aveva rinunciato al suo incarico. Al che cos'era successo? Mattarella non ha perso tempo, preso il telefono e ha chiamato il signor Carlo Cottarelli. Qui cui ho appena parlato, professore invece profumatissimo perché europeista, liberista, eh, stra -sostenitore del delle politiche eh, dell'Unione Europea e soprattutto, no, ricordiamo, faceva parte anche fisicamente di quel mondo dorato degli Epify, magro, distinto, alto, bellomino. Insomma, non puzzava di poveri, non puzzava di popolo ed era assolutamente adeguato a questa ennesima ehm, operazione di dittatura, insomma di, ehm, di governo etero diretto, di governo su mandato dell'Unione Europea, nella forma tutto sommato, però legittima, di governo del presidente. Anche Cottarelli però non è riuscito nel suo incarico, per, nel, suo, nel suo scopo, perché ovviamente ha assaggiato molto rapidamente che non era possibile fare, ehm, fare un governo perché non avrebbe avuto il sostegno in particolare del centrodestra che in quel caso con un moto di orgoglio giustissimo ha detto e eh no scusate non, non ci facciamo sottrarre eh, il risultato delle elezioni, soprattutto, non permettiamo che venga ribaltata la volontà popolare nelle forme che avevo mh, ampiamente previsto no? in questo articolo. Quindi sarebbe il ribaltamento funzionale al sistema del risultato antisistemico delle urne. No? Quindi c'è stato un movimento d'orgoglio: hanno detto no, scusate, questa volta non ci stiamo e quindi. Eh, Cosa hanno detto? Beh, rinunciamo a Savona, mettiamo Tria, che è più presentabile, è anche un personaggio più pacato, più carino. Eh, e così si è, si è effettivamente riusciti a partire il primo giugno del 2018 col governo Conte 1. Poi sappiamo com'è andata, sappiamo che. Un anno dopo Salvini dopo il papete, dopo le critiche a, a lui, a suo figlio, a... insomma, ha dato di matto apparentemente, ha fatto cadere il governo e, e quindi si è passati poi al conte 2. Tra l'altro, nel mezzo c'era stato anche. Si era fatto anche un altro nome come possibile eh, premier: che è quello di un professore che. Eh, eh, Abbiamo avuto sia io che Salvini all'università che si chiama Giulio Sapelli, un professore che per me è stato molto importante, un professore di mh, storia economica. Tra l'altro lui, è, perché è stato importante nella mia formazione? Perché mi ha innanzitutto avvicinato all'economia già appunto al, il, dentro al contesto universitario. Pur non essendo laureato in economia, poi ho fatto una serie di studi per conto mio che sono paragonabili a quelli di un laureato in economia. Ma eh, poi utilizzava eh, le metodologie dell'antropologia culturale per analizzare alcuni aspetti macroeconomici o si può anche dire utilizzava le tecniche, certe analisi dell'economia dell per parlare di antropologia culturale, ma questo insomma è un... sono modi diversi di vedere le cose. E comunque anche Sapelli è stato scartato perché lui... è eh, qui dovrei dire... eh, sarebbe un discorso interessante lo fare. Eh... Diciamo che fisicamente lui non apparteneva ai vincenti della globalizzazione perché è un signore molto, molto corpulente. In teoria aveva già un odore molto più accettabile, perché appartiene a diciamo delle persone apprezzate, raccomandabili in Italia. È stato detto anche da parte di molte. Molte, molti organi giornalistici all'epoca che era vicino sostanzialmente alla massoneria democratica diciamo la massoneria umanitaria, progressista quella del buon massone di provincia diciamo, che crede veramente entrando in massoneria di fare qualcosa anche per la propria comunità per aiutare gli altri e non solo per avere un po' più di successo personale si tratta però di un odore, come dicevo, non buonissimo, perché l'odore più buono è quello che hanno i, i, vari, i vari draghi eh, e altri personaggi che appartengono a un altro tipo di massoneria, quella non umanitaria, ma a quelle, eh, quella massoneria sovralocale, sovranazionale, quelle conglomerati. Mh, ci sono vari nomi per definirli, questa ur, urlogge, no? eh, Che vanno molto di moda, tra l'altro, ognuno si fa le sue, anche Berlusconi si è fatta una sua megaloggia recentemente, che si chiama la loggia del drago, così ve lo dico, perché fa, un, fa tutto ridere, no? Quando si parla di, di massoneria. Eh, una volta era una cosa non solo seria, ma anche che, che faceva morti. In Italia ci sono stati dei morti. Uh, favoriti anche da certi grembiolini all'epoca però uh, era una cosa veramente di questi grandi, grandi movimenti, no? c'è questa scena che trovate facilmente su Youtube in cui il Senatur che è uno, parlando di Lega che, di cui ho parlato poco questa sera che è uno che ne sa, è uno che sembra così un po' tontolone, ma ne sa, e a un certo momento si avvicina a Giancarlo Giorgetti, questo già qualche anno fa, e gli dice, eh, mi hanno riferito che sei entrato in massoneria, e lui così un po' rossisce, e lui fa, ma no, ma cosa dici, cade, cade un po' dalle nuvole, cioè meglio, incassa il colpo, e, ma cosa mi dici mai, e... ovviamente quella massoneria qualora fosse vera questa notizia che è arrivata alle orecchie del, del vecchio senatore non è la massoneria di sapelli eh? è un'altra massoneria eh, è appunto la massoneria di draghi di questi grandi gruppi che profumano di buono ok vabbè abbiamo detto anche questa cosa io di queste cose ho già detto non parlo molto volentieri perché non sono particolarmente addentro anche se ricordo con piacere una serata per pochi a cui aveva invitato appunto il professor Sapelli al termine del suo corso, una serata in cui erano intervenuti personaggi di grande spessore della Milano di allora, si parla del 2005-2006, eh? diversi anni fa. E si sentiva questo odore di, di, anche lì di, di happy few, no? di, di gruppi riservati. E, e, però ecco, ripeto: era ancora, forse erano gli ultimi momenti di questa massoneria buona, umanitaria, se mai c'è stata. No? Perché poi anche lì, ovviamente, il buono e il, e il gramo sono sempre uniti, la luce l l e l'ombra, l'agnosi e la noesi sono sempre unite nella vita reale. Quindi, mh, però, ecco, lì diciamo c'era ancora questa massoneria che poteva ammantarsi di mh, intenti nobili. E proprio in quei, in quei mesi, già prima della formazione del governo Conte 1, ma poi in generale tutto il passaggio del Conte 2 e la fase finale, soprattutto del, del Conte 2, quando è stato chiesto a, a Renzi di... Di, di fare quello che doveva fare per far cadere il governo, per scombinare le carte, per far arrivare chi doveva arrivare. Insomma, si vede la vittoria di quell'altro tipo di, di mondo, no? quello appunto sovranazionale, che però non è, attenzione, sovrastruttura, è assolutamente struttura, perché la struttura del potere alla struttura dell'economia è così composta oggi una grandissima massa di gente che sta male rappresentata dalla maggioranza degli italiani che nel 2018 hanno votato eh, appunto questi partiti antisistema e questi happy few che però non sono così few perché io sono molto diciamo sto sempre molto attento quando parlo del mercato cioè è ovvio che il mercato sono anche, e questo è il, il punto che volevo chiarire: le migliaia e migliaia di piccoli e medi investitori che giocano in borsa, magari perché hanno un po' di soldi, c'è cioè un po' di liquidità, eh, soprattutto negli ultimi due anni, c'era molta liquidità in giro. In gran parte è stata investita cioè, in certi ambienti, penso agli Stati Uniti, dove è abbastanza normale investire anche nel mercato azionario anche come forma di pensione integrativa o di uh, investimento laddove non ci sono tutele come appunto i contributi all'INPS o cose di questo genere il mercato non è composto solo dai signori della grande finanza però benché questi piccoli abbiano una loro importanza e uh, abbiano un peso e costituiscano in modo significativo il mercato, così come viene visto e, e raccontato non solo dai giornalisti, ma anche dagli stessi operatori di chi si occupa uh, di queste cose, di chi ha avuto a che fare con investimenti e operazioni finanziarie anche complesse. Però, però... C'è una significativa parte della popolazione mondiale, diciamo un 1%, che è tantissima gente, che è effettivamente questa elite di vincenti della globalizzazione. Quindi la struttura è l'1% che però ha in mano il 70, l'80% della ricchezza mondiale e gli altri che hanno in mano il resto. Questa è la struttura oggi. Una struttura che Marx non avrebbe mai immaginato, a parte che lui immaginava eh, la fine naturale del capitalismo, un po' come in modo, non tutto, uh, in modo non dissimile dal Club di Roma, vi ricordate di cui abbiamo parlato, loro pensavano che il sistema sarebbe crollato facendo riferimento ai limiti della loro epoca, non avevano considerato l'evoluzione tecnologica, che è anche eh, il motivo per cui mh, il capitalismo non è finito sotto il peso delle sue contraddizioni. Gli imprenditori hanno continuato ad avere profitto, nonostante la canduta la tendenziale di cui aveva parlato Marx, ehm, perché da un certo punto in poi, dagli anni 70 in poi, sono subentrate in modo pesante le macchine a contribuire al reddito generale, alla produzione generale della ricchezza. Quindi il mondo in cui viviamo oggi, Marx non l'avrebbe immaginato, non poteva immaginare, cioè aveva immaginato comunque un peso della tecnologia, che la tecnologia l'avrebbe avuto uno sviluppo però non poteva immaginare di quanto e soprattutto come sarebbero cambiati i rapporti di forza di fatto oggi abbiamo un capitale che può fare a meno dei lavoratori che sono appunto diventati in gran parte acquirenti di prodotti prodotti dai robot del capitale 4.0 ed elettori al sud italia in particolare del movimento 5 stelle a cui il capitale ha già previsto di delegare un reddito universale di cittadinanza un reddito minimo con cui appunto comprare i prodotti realizzati dai robot allora vedete ci sono molti elementi sul tavolo c'è cioè molta carne al fuoco anche se è un articolo un po' così breve per cui mi è sembrato giusto dedicargli un una, una puntata a parte se non ci sono domande io mi fermerei qui anche perché comunque eh, siamo siamo già un orario piuttosto avanzato e mh, ricordo a tutti la possibilità però di farmi assolutamente domande anche per iscritto tra i commenti eh, del video su youtube e in generale di farmi domande anche riferite a puntate passate per chi le avesse nelle prossime puntate che non so quando saranno come orario però come dicevo all'inizio cercherò di andare online tutti i giorni di questa settimana quindi tendenzialmente si tratterà del pomeriggio tardo più o meno tardo non lo so eh, però ecco ci vedremo spesso nei prossimi giorni per chi avrà la Voglia, la, la, la pazienza e il piacere, evidentemente, di, di, di seguirmi, di partecipare. Invito sempre più persone a farsi avanti, a lasciare le loro impressioni. E con questo vi saluto e vi auguro una buona serata. Alla prossima!